Cari amici di Lai Channel, buongiorno. Il testo per la meditazione di oggi si trova in Luca capitolo 18, versetto 13. Leggiamolo insieme. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me, peccatore». Questo versetto si trova all'interno della parabola del fariseo e del pubblicano. Questi due uomini andarono al tempio per pregare, ma avevano due atteggiamenti spirituali opposti. Il testo ci dice perché Gesù raccontò questa parabola. Sempre in Luca 18, al versetto 9, è scritto: «Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri». I farisei si ritenevano giusti ai loro stessi occhi e per il fatto che pensavano di essere giusti, disprezzavano altri che ritenevano meno giusti di loro agli occhi di Dio. E quindi Gesù raccontò questa parabola per far capire qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso Dio e anche verso gli altri. Il fariseo pregava stando in piedi, neppure si inginocchiava. E leggiamo la preghiera del fariseo perché ci fa veramente capire qual era il suo atteggiamento spirituale. Diceva: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». La preghiera del fariseo non era una richiesta a Dio, non c'è confessione per il peccato, non c'è intercessione per altre persone, non c'è alcuna richiesta, ma è solo un ringraziamento a Dio, non per la sua misericordia, non per il suo amore, ma per il fatto che egli era giusto, che egli non era come gli altri uomini. E poi c'è un elenco delle sue buone opere: digiunava due volte alla settimana e pagava la decima su tutto ciò che possedeva. Quindi il fariseo raccomandò se stesso a Dio in base a quello che egli faceva, in base alle sue buone opere, al carattere che egli pensava di fosse giusto. Questo atteggiamento è molto pericoloso. Se noi ci confrontiamo con altre persone, se noi ci paragoniamo ad altri, troveremo sempre qualcuno che è peggiore di noi. E quindi correremo il rischio di sentirci giusti agli occhi di Dio. Ma per avere conoscenza della nostra reale condizione, dobbiamo confrontarci con la persona di Gesù. Gesù venne sulla terra e visse come un uomo, fu sottoposto alle stesse tentazioni, ma non peccò mai. Gesù era perfettamente puro e perfettamente santo e amava ogni persona di un amore perfetto. Quando noi ci confrontiamo con Gesù, allora ci vediamo peccatori, allora ci vediamo bisognosi. Allora capiamo che ancora dobbiamo crescere ed essere trasformati a immagine di Gesù. Il pubblicano, invece, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo. La sua preghiera era decisamente diversa. Si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me, peccatore». Il pubblicano non presentò le sue buone opere davanti a Dio, non si riteneva giusto agli occhi di Dio. Sapeva di essere un peccatore, sapeva di avere bisogno della grazia di Dio. Semplicemente invocò la compassione e la misericordia di Dio nei suoi confronti. Sapeva di non meritare nulla dalla sua mano, ma anche sapeva che Dio è ricco in compassione, in benignità e in misericordia. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere quando andiamo a Dio in preghiera: di riconoscere, di confessare i nostri peccati, di riconoscere che abbiamo bisogno di un Salvatore, che abbiamo bisogno di Gesù, che da noi stessi non siamo buoni e non siamo capaci di vivere la vita come Dio vuole che noi la viviamo. E Gesù conclude la parabola dicendo: «Io vi dico che questi, cioè il pubblicano, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». Il pubblicano, che aveva questo atteggiamento umile, che riconosceva il proprio bisogno davanti a Dio, andò a casa sua giustificato. Se vuoi anche tu essere giustificato dai tuoi peccati, c'è solo una via: confessare i tuoi peccati a Dio, credere che Egli desidera perdonarti e che ha il potere anche di cambiarti e di trasformarti. Preghiamo insieme. Caro Padre, ti
vogliamo ringraziare per questa parabola. Anche noi corriamo il rischio di sentirci talvolta giusti quando ci paragoniamo ad altre persone. Ma noi vogliamo contemplare il carattere di Gesù e guardando a Lui, Padre, ti prego di rivelarci quelle cose che Tu vuoi cambiare nelle nostre vite, quei difetti che Tu vuoi togliere dai nostri caratteri, gli aspetti che Tu vuoi purificare di noi, perché possiamo essere sempre più simili a Gesù, perché possiamo sempre venire a Te non confidando in quello che noi siamo o che facciamo, ma semplicemente nella Tua infinita misericordia nei nostri confronti. Ti ringraziamo, chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.